Onorevole Zan, Unioni Civili, ci siamo. Renzi ha detto è un giorno di festa, non tutti sono d'accordo. Lei che pensa? Sarà d'accordo, immagino, con il segretario Premier. Ma certo, è un giorno di festa per il paese, per l'Italia e non solo per quei tanti cittadini che aspettano ormai da tantissimo tempo questa legge, una legge diciamo di civiltà perché toglie una odiosa discriminazione nei confronti dei cittadini omosessuali e delle coppie che convivono, siano eterosessuali che omosessuali, che appunto sono state considerate dei fantasmi finora dallo Stato. Oggi hanno piena cittadinanza e viene rispettata appieno la nostra Costituzione che diciamo, vieta ogni disparità di trattamento sia per l'etnia che per le condizioni personali e dunque anche diciamo, l'orientamento sessuale. Per cui è una festa veramente per tutti. Senta, sappiamo che questa è stata una legge dal percorso molto travagliato. Ultimo scoglio, questo voto di fiducia che non è piaciuto a molti. Diciamo che intanto questa legge è una legge storica e la fiducia sappiamo benissimo che è stata messa dal governo per evitare che questa legge scivolasse, diciamo, nelle pastoie dei voti segreti e degli emendamenti ostruzionistici, visto che al Senato c'è stato un dietrofront improvviso, inspiegabile del Movimento 5 Stelle che non avendo votato quell'emendamento primissivo che superava tanti milioni di emendamenti che erano stati presentati solo per affossare la legge, questo dietrofront ha costretto, diciamo, il governo a prendere l'iniziativa e a porre la fiducia per salvare la legge. Adesso poi, una volta archiviato finalmente, insomma, questa legge sulle unioni civili, bisognerà affrontare il problema delle adozioni perché c'è un pezzo che è rimasto fuori. Ora che succederà? Non c'è dubbio, la strada per la piena uguaglianza non è conclusa, anzi è molto lunga e l'impegno mio, del Partito Democratico, del mio gruppo sicuramente non si ferma qui. Teniamo presente che è iniziato già l'iter parlamentare per una organica riforma delle adozioni. Teniamo conto che le adozioni sono regolate da una legge del 1983, dunque una legge che va aggiornata anche perché c'è il problema delle adozioni nazionali e internazionali che sono molto lunghe, molto costose, bisogna rendere più celeri queste adozioni e bisogna introdurre anche le adozioni legittimanti per le coppie dello stesso sesso, per i single e la cosiddetta stepchild adoption, anche perché teniamo conto che ci sono dei bambini che vivono nelle famiglie omogenitoriali che sono bambini come gli altri, però hanno meno diritti degli altri e questo è veramente inaccettabile per un paese civile che dei bambini rischiano in caso di morte del genitore biologico di essere affidati ad un istituto quando hanno un altro genitore che di fatto li accudisce, li vuole bene, li mantiene e li fa crescere.